Senza indugio vedo di eh, mettere a disposizione eh, la mia presentazione che eh, verterà sulle eh, specie aliene e eh, spesso eh, questa, questa definizione eh, suscita un po' di, eh, di curiosità e sorpresa perché si pensa si stia parlando di eh, eh, strani personaggi che possiamo aver visto in film eh, quando eravamo un po' più giovani oppure di organismi extraterrestri o eh, supposti tali che scendono sulla Terra e disegnano strani cerchi eh, nei campi eh, di grano. Noi eh, più semplicemente per specie aliena intendiamo organismi viventi eh, di qualunque tipo, piante, animali, microrganismi che vengono introdotti in una determinata area provenienti da uh, uh, un'area di origine uh, completamente diversa. In questo nuovo areale queste specie sono in grado di sopravvivere, di uh, riprodursi e in qualche caso di uh, diventare invasive, produrre dei danni e uh, richiedere anche una uh, loro regolamentazione a livello di uh, uh, politica uh, uh, ambientale. E, eh, nel caso appunto delle specie invasive aliene, eh, l'Unione Europea si è dotata di un eh, regolamento che definisce una eh, lista di eh, organismi che devono essere eh, controllati da parte delle eh, autorità eh, nazionali competenti. E questo regolamento è il regolamento 1143 del eh, 2014. Ora, perché ehm, noi eh, parliamo di specie aliene, come ha detto giustamente il eh, dottor Di Marco prima, eh, le zoonosi vengono trasmesse da animali e eh, le, le specie aliene eh, nel, eh, in Europa sono state introdotte eh, in maniera intenzionale o accidentale e hanno registrato un aumento costante eh, nel tempo dovuto a, a diverse motivazioni, l'aumento dei consumi l'incremento del traffico commerciale, sia aereo, eh, navale eh, o eh, terrestre, l'aumento del turismo a livello oh, globale e eh, la eh, diffusione di queste specie, oltre che per motivi commerciali, eh, legali, è, è, è legata al eh, commercio di specie che vengono prelevate in natura e soprattutto con una fortissima incidenza di specie che vengono illegalmente eh, commerciate eh, dopo essere state prelevate eh, in natura. Tutto questo è eserbato anche dalla possibilità che ciascuno di noi ha di poter trovare eh, facilmente in commercio specie ritenute eh, ad, alta, ad alta capacità eh, di, eh, di invasione via, eh, via internet. Non dobbiamo sottacere anche eh, il fatto che l'agricoltura eh, è causa di eh, cambiamento, alterazione degli, degli ecosistemi. Quindi, il problema non è solamente quello di impedire l'introduzione di specie eh, aliene, ma anche quello di salvaguardare eh, gli ecosistemi naturali o alterati, come sono gli ecosistemi agricoli, che impattano eh, moltissimo sulla biodiversità. Riducendo ad esempio gli impollinatori, cambiando completamente la, eh, le associazioni floristiche o anche faunistiche che ci sono in un determinato eh, ambiente. Quindi il cambiamento dell'uso del suolo è una causa di eh, diffusione delle specie aliene, l'intensificazione della pratica agricola, ma anche eh, le eh, infrastrutture che noi abbiamo messo sul territorio che eh, in qualche modo indeboliscono la nostra biodiversità favorendo le specie aliene. Mi riferisco per esempio a eh, dighe, eh, strade, ferrovie che creano dei tagli, delle ferite nel, eh, nel territorio, impedendo quindi la normale eh, migrazione e movimento di animali e anche di predatori che possono tenere sotto controllo delle specie potenzialmente eh, nocive. Non ultimo, eh, ricordiamo che è in atto... Un cambiamento climatico oh, drammatico e che eh, questo oh, provoca lo spostamento naturale di specie eh, anche in, in, in ambito marino eh, aggravando oh, determinate situazioni ed esponendo eh, noi al rischio di venire a contatto con delle specie potenzialmente nocive o eh, in grado di trasmettere delle malattie qui abbiamo una, una, una breve eh, alcuni esempi di specie aliene che sono di interesse europeo, abbiamo una pianta, l'ailanto, eh, un roditore, la nutria e un, eh, il, persico, il persico sole. Le specie eh, aliene occupano tutti gli ambienti, eh, quindi acqua, acqua dolce, eh, ambiente terrestre, foreste e ambiente marino e sono molto diffuse, molto presenti, anche perché trasportate dall'uomo, eh, eh, nell'ambiente urbano o periurbano. L'influenza sulla biodiversità viene esercitata in modo, in modo diverso, eh, per, come competizione per, eh, per il cibo, per lo spazio, per luoghi di nidificazione eh, e eh, l'impatto di queste specie è anche notevole per quanto riguarda eh, gli aspetti economici e eh, le conseguenze che possono avere sulla salute eh, delle persone. Qui ho riassunto molto brevemente... Eh, quello che alcune specie possono produrre a danno di eh, specie native, ehm, come per esempio gambe d'acqua dolce trasportano funghi patogeni letali per eh, i gamberi nativi europei, lo scogliato grigio, un virus, lo scogliato lavatore, eh, trasmette la rabbia, anfibi eh, trasmettono funghi patogeni eh, mortali per salamandre, tritoni e eh, rane in, in Europa, e allo stesso modo eh, tartarughe eh, trasmettono virus. Per quanto riguarda la salute umana, eh, le specie invasive possono eh, produrre danni eh, come eh, in forma di piante di allergia, come so, l'ambrosia artemisifolia la o eh, il panaceo di Mattegazzi, eh, l'eracleo mattegazziano. mentre invece molto più pericolosi possono essere gli uccelli che possono trasmettere Batteri, eh, virus e ehm, al, ai protozoi, le zanzare eh, possono trasmettere i virus che eh, sono stati già in parte citati dal eh, dottor Di Marco, ai quali si aggiungono anche la cicungunia, lo zika, eh, la dengue, che sono già stati registrati eh, in, in Europa. Ora le popolazioni zanzare, in modo particolare eh, la zanzara tigre, si stanno espandendo, però anche nuove specie di zanzare sono state eh, ritrovate. Quindi è importante che eh, si sappia come queste si riproducono, si moltiplicano, si diffondono e eh, come ci si può difendere. Un, un problema che è sempre esistito in Europa, eh, spesso sottovalutato, è quello prodotto dalle zecche, eh, organismi che sono diffusi molto eh, ampiamente nei boschi e che possono trasmettere eh, parecchie malattie, tra cui batteri, virus, protozoi e eh, ricchezze. Ora, una delle eh, necessità per eh, poter eh, capire eh, che tipo di problemi possiamo eh, incontrare e, e prendere misure adatte, adottare delle politiche anche eh, di tutela della biodiversità o eh, di difesa contro le specie aliene, è poter disporre di un'informazione scientifica e aggiornata. Questo è quello che noi facciamo al GRC, dove eh, manteniamo un sistema aggiornato. Eh, che contiene informazioni e dati spaziali su più di 14.000 specie che sono state osservate in Europa e non sono originarie eh, dell'Europa. Eh, questo comporta un grandissimo lavoro eh, scientifico di coordinamento di una rete di eh, tassonomi e di esperti per poter eh, mettere in, eh, online le informazioni eh, aggiornate. Il nostro sistema ospita anche il sistema di allerta tra i paesi eh, dell'Unione Europea che eh, consente la notifica della comparsa eh, di eh, organismi eh, sottoposti al regolamento eh, di eh, lotta, eh, regolamento eh, europeo contro le specie invasive aliene. E eh, dato che riteniamo che il, eh, le persone, eh, i cittadini, siano comunque parte eh, attiva nel, eh, nell'introdurre nuove specie aliene o vittime eh, di specie aliene, eh, riteniamo che eh, il loro coinvolgimento attraverso attività di eh, citizen science sia eh, importante. Per questo eh, ci preoccupiamo di diffondere informazioni e di ehm, eh, ricevere eh, eh, delle, delle notifiche di presenza di eh, specie aliene attraverso una App che abbiamo eh, sviluppato. Quindi in, in sintesi, eh, che cosa eh, vogliamo eh, fare? Eh, continuare a favorire la conoscenza scientifica eh, pubblicando, eh, utilizzando eh, social media, eh, il, nostro, il nostro sito web, coinvolgere le persone nel monitoraggio perché questo eh, consente un aumento della eh, consapevolezza, un aumento Dell'informazione relativamente al problema delle, delle specie aliene e favorisce il, eh, il coinvolgimento anche attivamente in programmi di eh, conservazione di zone eh, ad alto valore ecologico che possono essere minacciate dalle specie, dalle specie invasive, e eh, diffondere anche aggiornate eh, tecniche di, eh, di gestione o di convivenza, perché questo è quello che. Eh, probabilmente in alcuni casi eh, ci, to eh, ci toccherà fare, quindi non potremo eliminare queste specie, ma dovremo trovare un giusto equilibrio per eh, evitare che eh, possano produrre eh, danno alla nostra eh, salute. Rimango a disposizione per le eh, vostre domande, curiosità eh, e lascio anche il, i miei contatti nel caso in cui non sia possibile dar corso a alle risposte durante questa sessione del webinar. Grazie a tutti.